Eccoci, benvenuti spettatori di Le Fonti TV, siamo tornati di nuovo in diretta con il nostro Instant Focus dedicato al settore assicurativo, un settore che analizziamo molto da vicino, lo abbiamo fatto anche nel mese di maggio con un forum dedicato a tutte le novità, ecco, che riguardano l'insurance, e continuiamo a parlarne in questo approfondimento. In particolar modo andremo a vedere poi, ecco, qual è la relazione tra il settore assicurativo e l'M&A. Una sigla questa che non vi deve spaventare in realtà, sono termini inglesi, mergers and acquisition, che significano semplicemente fusioni e acquisizioni, e cercheremo insomma di capire qual è questo legame. Lo facciamo con l'esperto che è venuto a trovarci qui nei nostri studi, ovvero Massimiliano Mosken, Head of Italy Volante Transaction Services. Grazie per essere qui con noi, benvenuto. Buongiorno, grazie a voi dell'invito. Bene, allora io direi partiamo innanzitutto da una panoramica generale del settore assicurativo, così ecco per avere un'idea un pochino più completa, perché è un settore che tra l'altro insomma come la maggior parte sta vivendo un processo di trasformazione determinato anche dalla rivoluzione digitale, e accanto a dei prodotti sicuramente innovativi ci sono però anche magari dei prodotti più tradizionali, tailor-made. Ecco, voi come state affrontando questa fase proprio di transizione? Esatto, come discusso anche nel forum di maggio a cui accennava, assistiamo sempre più spesso, discutiamo quasi quotidianamente dell'evoluzione dei prodotti assicurativi a causa e grazie alla rivoluzione digitale e soprattutto anche all'avvento dell'intelligenza artificiale, quindi all'evoluzione che questi prodotti subiscono nella commercializzazione e nella sottoscrizione. A fronte di queste varie innovazioni ci sono però alcuni prodotti come ad esempio le polizze M&A, quindi le polizze a copertura di rischi derivanti dalle operazioni straordinarie, come ad esempio l'acquisizione di un pacchetto azionario, che restano più tradizionali sia nel modo di commercializzazione che di sottoscrizione. Questo perché sono prodotti ad alto contenuto tecnico in cui l'assicuratore, per arrivare poi alla predisposizione e sottoscrizione della polizza, deve effettuare un'analisi di quella che è tutta la documentazione contrattuale negoziata tra acquirente e venditore, comprendere le dinamiche e i meccanismi dell'operazione e andare poi ad analizzare anche tutti quelli che sono i report di due diligence predisposti dagli advisor dell'acquirente, ovvero quello che è l'esito dell'analisi che l'acquirente fa della target, sia dal punto di vista finanziario, fiscale, legale, ambientale e quant'altro. Questo per farsi un'idea di quello che è il rischio, valutarlo e poter predisporre una polizza che necessariamente sarà fatta su misura per quella specifica operazione, anche perché dovrà, diciamo, parlarsi, quindi essere in linea con quelli che sono i contenuti del contratto che verrà negoziato e sottoscritto tra acquirente e venditore. Questo porterà poi alla sottoscrizione di polizze che sono sostanzialmente tailor-made, come diceva lei. Ovviamente assistiamo con interesse alla rivoluzione digitale, non Certo, sappiamo dove ci dove ci porterà il porterà, futuro e quindi ci chiaramente. aspettiamo che sicuramente in qualche modo tutte queste innovazioni possano aiutarci e aiutare i professionisti del settore, soprattutto in quella che è la fase di analisi e valutazione dei rischi. Però al momento ancora il prodotto viene sottoscritto in modo tradizionale, Ecco, diciamo. lei introduce un argomento sicuramente molto interessante, quello dell'analisi e della valutazione dei rischi, che è un qualcosa di prettamente umano in questo momento. Ecco, io le chiedo se questa funzione magari in un futuro potrà essere svolta da un'intelligenza artificiale. Chi può dirlo? Non abbiamo la Esatto. sfera di cristallo, però insomma, dai dati che abbiamo oggi, che cosa potrà accadere? Ne discutiamo anche noi, sia internamente che poi con i colleghi del settore. E, sicuramente penso che l'intelligenza artificiale darà una mano. Credo che comunque la componente umana di valutazione del rischio rimarrà almeno per lungo tempo,
Però attendiamo con curiosità e vediamo cosa ci riserva il futuro. Sì, ecco, molti parlano, come lei ha sottolineato, di una, diciamo, compenetrazione alla fine tra la componente umana, il fattore umano, e invece il fattore digitale, il machine learning, l'intelligenza artificiale, che procederanno a braccetto e non si avvertirà, ecco, una sostituzione, ma quanto invece un aiuto, un supporto dalla tecnologia. Vedremo se sarà effettivamente così. Adesso siamo agli albori, tra l'altro, di una evoluzione che è solo agli inizi e che, abbiamo detto prima, non sappiamo dove ci porterà. Invece, ecco, quello che sappiamo, almeno insomma dai dati che ci sono arrivati e su cui possiamo riflettere, è una valutazione del settore M&A, quindi di acquisizioni e fusioni fino a questo momento. Ci restringiamo insomma al periodo pandemico e post-pandemico. C'è stato appunto un rallentamento inevitabile nel 2020, annus horribilis che tutti abbiamo attraversato, un incremento invece, una nuova ripresa nel periodo immediatamente successivo, mentre il 2023 resta ancora un anno un po' variabile, con tanti fattori naturalmente che coincidono e che ci portano insomma a questo senso di incertezza dal punto di vista anche internazionale dello scenario. Facciamo, ecco, un bilancio. Com'è il settore M&A in questo momento? Anzitutto va detto che gli ultimi anni sono stati tutti molto particolari dal punto di vista del mercato italiano dell'M&A. Come accennava, nel 2020 abbiamo visto una brusca interruzione con l'avvento della pandemia e del primo lockdown, in un momento tra l'altro in cui il mercato stava andando bene. Poi nell'estate 2020 c'è stato di nuovo un cauto ottimismo che poi è diventato anche più che cauto e il mercato è ripreso altrettanto bruscamente. Quasi tutte le operazioni che erano state sospese a causa del lockdown sono riprese, inoltre sono andate avanti anche quelle che già erano in pipeline e altre se ne sono aggiunte, portando comunque a un ultimo trimestre del 2020 molto positivo. Questo trend è continuato nel 2021, che è stato un anno eccezionale per quanto riguarda il mercato M&A italiano, in cui c'è stato un numero di operazioni mai visto prima. E nonostante i noti eventi del 2022, quindi la crisi energetica, lo scoppio del conflitto in Ucraina, l'aumento dei tassi di interesse, quindi del costo del capitale, il mercato italiano, a differenza di altri mercati stranieri, si è dimostrato molto più resiliente, eppure il 2022 è stato un anno molto positivo per quanto riguarda le operazioni M&A. Nel 2023 invece diciamo che abbiamo iniziato a risentire degli effetti degli eventi che sono verificati nel 2022 e quindi stiamo assistendo a un rallentamento del mercato, che resta un mercato molto attivo. Il numero di deal che vanno sul mercato è sempre positivo, ovviamente non è più quello dei precedenti anni, però è sempre un buon numero, ma i processi di negoziazione sono molto più lenti, a volte vengono sospesi e più spesso rispetto al passato le operazioni non vengono portate a conclusione, quindi poi il numero di quelle che sono le operazioni che si concludono o che ad oggi si sono conclusi è inevitabilmente minore di quello a cui eravamo abituati negli anni passati. Chiaro, ma proprio perché c'è una percezione del rischio magari superiore? Sicuramente quello, e poi le parti acquirente e venditore sono molto più attente nella negoziazione, quindi i processi sono molto più complessi, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti economici, e questo è dovuto in larga parte all'aumento del costo del capitale. Chiaro. Tra l'altro non sappiamo neanche, ecco, se questo costo del denaro ha raggiunto i picchi, perché le decisioni delle banche centrali sono in continua evoluzione. Si è parlato sì di una pausa, soprattutto da parte della Fed, ma che in realtà sarà il preludio a una nuova era, una nuova epoca insomma di rialzi. E poi la BCE di conseguenza, che anzi si è mossa un po' in ritardo rispetto agli Stati Uniti, che quindi ora deve recuperare. Abbiamo fatto un quadro a livello, diciamo, anche più teorico, mentre adesso andiamo nel pratico, cioè a come si chiude poi un deal e soprattutto con quali sono le agevolazioni che passano affidandosi a un player assicurativo. Sì, dal punto di vista di quelle che sono le varie agevolazioni, come diceva lei, che
esistono sul mercato e stanno ormai diventando sempre più diffuse e oserei dire sono ormai una prassi del settore, è quella di introdurre nell'ambito della negoziazione dell'operazione le cosiddette polizze M&A, quindi la polizza warranty and indemnity a copertura dei rischi derivanti dalle dichiarazioni e garanzie rilasciate dal venditore all'acquirente e le polizze a copertura di rischi fiscali e rischi specifici in generale. Queste polizze agevolano sicuramente la negoziazione, rendendola un po' più semplice e anche più celere tra acquirente e venditore, in quanto sono viste come un valore aggiunto sia dall'acquirente che dal venditore, quindi da entrambe le parti. Per quanto riguarda l'acquirente, può fare affidamento sul mercato assicurativo per quanto riguarda le eventuali richieste di indennizzo che dovessero derivare dalla non veridicità delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dal venditore, e questo senza la necessità di dover ricorrere a escrow o altre forme di tutela delle eventuali richieste di indennizzo. Inoltre, è libero di negoziare con l'assicuratore massimali di indennizzo sicuramente molto più alti di quelli che usualmente vengono negoziati in un contratto stipulato tra acquirente e venditore, e anche limiti di durata decisamente superiori. Parliamo infatti di 7-10 anni per quanto riguarda le dichiarazioni e garanzie sulla titolarità delle azioni, le dichiarazioni e garanzie fiscali, 5 anni per le dichiarazioni e garanzie in materia giuslavoristica ambientale e 2-3 anni per tutte le altre. Per quanto riguarda il venditore, invece, può sottoscrivere il contratto in presenza di una polizza assicurativa senza doversi assumere tutte quelle che sono le eventuali passività derivanti proprio dal rilasciare dichiarazioni e garanzie all'acquirente. Infatti, fatto salvo alcuni casi come il dolo del venditore, sa che l'acquirente andrà a rivalersi sull'assicuratore in caso di richiesta di indennizzo. Alle polizze warranty and indemnity si affiancano poi le polizze a copertura di rischi fiscali e rischi specifici come possono essere il rischio di un contenzioso, che magari sono stati individuati dall'acquirente nell'ambito della propria attività di due diligence e quindi invece che doverseli, tra virgolette, portare in casa, può anche in questo caso allocare il rischio sul mercato assicurativo stipulando una polizza ad hoc. Certo, quindi insomma ci sono dei vantaggi, ecco, a livello proprio di protezione e di sicurezza che sicuramente, ecco, agevolano e quindi li abbiamo sottolineati. Un'ultima, ecco, domanda, insomma, che le faccio, visto che ha partecipato, ecco, al nostro forum e noi lo ricordiamo, noi annualmente organizziamo questi appuntamenti proprio per discutere dell'evoluzione non solo del settore insurance, lo facciamo anche ad esempio per quanto riguarda l'HR, il mondo del lavoro, insomma tutti i nostri siti verticali che hanno poi il forum di approfondimento. E ecco, se dovesse utilizzare un termine, una parola sola per dire come sarà l'assicurazione del futuro, quale utilizzerebbe? Io direi innovativa, perché stiamo assistendo a moltissime innovazioni, dalla rivoluzione digitale di cui parlavamo prima, per quanto riguarda determinati prodotti, a prodotti come possono essere le polizze M&A, che io considero tuttora un prodotto molto innovativo, sebbene siano ormai presenti sul mercato italiano da vari anni, in quanto solo di recente stanno diventando un prodotto diffuso e una prassi di mercato, mentre prima erano un po' un prodotto di nicchia conosciuto da pochi operatori del settore. E anche a causa di questa diffusione esponenziale, sono in continua evoluzione, continuano a innovarsi, a subire delle modifiche che vanno sicuramente a vantaggio, dell'assicurato. Quindi penso che una parola potrebbe sicuramente essere Assolutamente, innovazione. innovazione tra l'altro applicata, e l'abbiamo detto anche a Palazzo Mezzanotte, in un settore invece che è sempre stato un po' tradizionalmente statico, comunque insomma con pochi cambiamenti negli ultimi 20 anni, 30 anni, ha avuto invece un'accelerazione dal periodo pandemico in avanti che l'ha interessato da vicino e questa proseguirà sicuramente nel futuro. E allora io ringrazio l'ospite di questo nostro Instant Focus, Massimiliano Moschen, Head of Italy, Volante Transaction Services, per essere intervenuto qui nei nostri studi. Grazie ancora. Grazie a voi dell'invito. Bene, termina qui questa puntata di Instant Focus, non la programmazione di Le Fonti TV che continua e quindi mi raccomando, restate con noi.